ci ritroviamo alla quarta edizione degli Oscar Nolesi. Per lei questo evento cosa ha portato, cosa ha significato in questi 4 anni? Beh, gli Oscar Nolesi, arrivati alla quarta edizione, sono un evento molto importante per la nostra comunità, sentito dalla cittadinanza, dalle associazioni, e devo dire che ha portato in tutti la scoperta, anzi la riscoperta, di quelle che sono le potenzialità del nostro territorio, il fatto di conoscere giovani, ragazzi, cittadini che si sono distinti nella loro vita per lo sport, per la cultura, per delle passioni o per delle opere di volontariato. E queste sono risorse importanti, sono quello che mantiene viva una comunità come la nostra, che la fa crescere e che la porta al di fuori di Nole, di farsi conoscere sul territorio e spesso e volentieri nel mondo. Dopo 4 anni, come dicevamo, di esperienza, oggi, se dovesse cambiare qualcosa su questo evento, migliorarlo o modificarlo, cosa farebbe? Beh, sicuramente potremmo provare a estenderlo, è un'esperienza riuscita, alcuni comuni del territorio stanno provando a organizzare qualcosa di simile, sarebbe bello poter condividere questa esperienza anche con altre realtà del territorio, credo che sia positivo per tutti, quindi potrebbe essere questo un punto di ripartenza da oggi in avanti. Questa amministrazione ha fatto molto, ma in modo particolare questo evento, chi l'ha creato? Questo evento è stata un'idea della nostra valorosissima consigliera comunale Elena Cremona, che naturalmente ringraziamo per tutto l'impegno profuso in questi anni, è consigliere con delega allo sport, alla cultura, alle manifestazioni, quindi senz'altro va a lei il merito di aver creato, ideato questo evento, di aver ricercato le persone da scoprire in serate come queste, e naturalmente la soddisfazione deve partire in primis da lei per tutto quello che i cittadini hanno apprezzato di buono in questi cinque anni di esperienza amministrativa, e quindi ringraziamo tutti quanti Elena per il suo grande impegno, non solo per questa serata che è importante, ma proprio per tutto il lavoro fatto in questi anni. Elena Cremona, consigliera di questa amministrazione, siamo in una serata particolare sulla quale lei ha puntato e speso serate, giornate per realizzarla. Il fatto di trovarsi qua, ormai questo è il quarto anno, che emozioni le danno? Quinto, che emozioni le danno? Emozioni tantissime, come tutti gli anni poi del resto, e anche se uno dice vabbè con gli anni l'emozione dovrebbe essere meno, in realtà è sempre di più. Il lavoro che c'è dietro è tanto, e quindi quando c'è la serata si ha sempre paura che qualcosa vada storto, perché comunque uno ci ha lavorato e quindi ci tiene che vada tutto bene. Una domanda: lei immaginava che su un territorio piccolo come quello di Nole, di circa 7.000 abitanti, ci fossero tante figure nei cittadini così eccezionali, così sportive, piene di cultura, prima che iniziasse a fare questi eventi? No, assolutamente. Ho scoperto delle eccellenze in tutti i campi, dallo sport alla cultura, al volontariato, c'è proprio tanta gente che si impegna e che fa delle cose eclatanti, insomma. Oggi posso dirlo, ho fatto la stessa domanda al sindaco, con l'esperienza che ha accumulato in questi 5 anni, a oggi, se dovesse modificare questo evento, strutturandolo, cambiandolo, potenziandolo, cosa farebbe? Dividerei nelle varie categorie, perché il fatto di mettere lo sport con la cultura, con le associazioni, è sempre stato un po' un problema, perché diventa difficile giudicare poi per la giuria, giudicare, perché sono ambiti completamente diversi. Quindi farei dei settori. Per il resto più o meno penso che... A noi, per quanto riguarda, sappiamo che molti cittadini le devono molto, che sono orgogliosi e fieri di essere chiamati ovviamente in questo periodo, in questi anni, e sono tantissimi, e davvero per le strade e anche in altri siti, quando si parla di Elena la ricordano proprio
per gli Oscar Nolesi. Per cui questo davvero è un ottimo risultato, eccellente, e le vanno i complimenti. Personalmente, come tuo amico e come collaboratore, come tuo compagno amministrativo, spererei davvero che questo potesse continuare nel futuro. Però per adesso mi sento di dirti davvero grazie mille, perché hai dato molto al nostro paese. Grazie anche a voi, perché comunque mi avete sostenuta, mi avete dato sempre un po' carta bianca in questa cosa, credendo in me. Maestro Giuliana, posso fare una domanda che sicuramente le avranno già fatto tanti altri nella sua lunga carriera? C'è stato un periodo della sua vita dove ha capito realmente quale sarebbe stato il suo futuro, le sue scelte lavorative? Oppure il fatto che lei, un maestro così riconosciuto, bravo, in gamma, è venuto per una serie di fatti ma non voluti? Ma allora, in realtà, per quanto riguarda il lavoro nella discografia come arrangiatore, insomma il lavoro che faccio adesso, c'è stato un momento dove non mi sono ben reso conto che stavo andando in quella direzione, diciamo che mi sarebbe piaciuto. Poi sono iniziato una serie di lavori e alla fine ti ci trovi che lo stai facendo, e quindi dici, beh, allora va bene così, insomma. Quindi non è stata una forzatura in una direzione. Ecco, io ho suonato per tanti anni il sassofono, quindi ho fatto quello che hanno fatto tutti, dalle bande ai gruppi, le band, e poi nel mezzo ci sono stati gli studi, e poi a un certo punto volevo qualcosa di più, però non è che se lo vuoi per forza arriva, ci va anche un po' di fortuna, la combinazione, il momento giusto dove tu stai forzando la mano per fare una cosa e quella cosa arriva, e quindi diventa naturale seguirla. Ecco, è stato abbastanza un percorso di questo tipo. Alla luce dei fatti di oggi, con tutta la sua carriera e il fatto che comunque è famoso, se dovesse ritornare indietro, modificherebbe il suo percorso artistico o di vita, o lo proseguirebbe come l'ha fatto fino ad oggi? Ma credo che mi avvicinerei agli studi musicali un po' prima, nel senso che io non ho fatto il percorso canonico del conservatorio da giovane e poi aver intrapreso la carriera professionale. È stata una via di mezzo, che, diciamo, ho collocato il periodo di studi un po' più accademici un po' nel centro del percorso, e quindi l'unica cosa che farei è farli prima. Poi per il resto sono contento di tutto quello che è successo. Se invece con la sua esperienza e con la sua fama oggi dovesse dare un messaggio, un augurio ai nostri giovani, cosa le direbbe? Giovani musicisti o giovani in generale? Di scegliere una cosa che piaccia a loro e impegnarsi, perché penso che sia l'unica cosa che può portare a dei traguardi. Poi la fortuna è sempre una variabile che gioca a favore o contro, nel senso fortuna o sfortuna, però io sono anche insegnante e quindi ai ragazzi chiedo sempre di impegnarsi molto, perché almeno uno aumenta le probabilità che possa succedere qualcosa nella direzione sperata. Ecco. Nel suo percorso artistico ha mai avuto delle delusioni? Beh, fa parte del gioco, non si può essere sempre contenti di tutto, anche perché spesso si è i primi giudici di se stessi, e quindi questo a volte è un problema. Può portare a volte a vedere magari più gli aspetti negativi che quelli positivi, anche quando a volte non sarebbe il caso, però è anche un modo di essere, quindi bisogna accettarsi anche un po' per come si è. La luce e la fama che le ha portato Sanremo hanno influito nella sua quotidianità oppure no? No, nel senso che io sono andato la prima volta nel 2000 con i Subsonica al festival, e
ovviamente il primo impatto è incredibile, perché dici che bello, lo voglio fare sempre. Perché ovviamente una settimana, beh, anzitutto se uno lavora nella musica leggera come io faccio spesso, sei a contatto con una realtà concentrata, ok, tutta la discografia, un sacco di artisti, tutto in quella settimana, e quindi è un parco giochi sotto quell'aspetto. Poi però c'è la verità è che i direttori, gli arrangiatori vengono scelti dall'artista, dalla casa discografica, insomma ci sono tante variabili, e mi sono reso conto abbastanza in fretta che la cosa più sbagliata è pensare che se l'hai fatto una volta lo farei sempre. Quindi ogni volta che mi chiamano io sono contentissimo, ci vado, però ogni anno penso, ma magari l'ultimo. Quando sono arrivato al decimo l'anno scorso ho detto, beh, sono 10, sarà l'ultimo. Poi questo è l'11, allora dici, vabbè, è l'11, magari devo andare fino al 15, che ne so. Quindi se mi chiamano io vado, però... credo sia un po' un errore portarsi poi nella quotidianità quel tipo di esperienze, perché se cerchi di emularle tutto l'anno, o sei tu l'artista e quindi bene o male la ricrei ogni giorno con i fan, le cose, ma se tu sei semplicemente a servizio degli artisti non è sano portarsele dietro. Cioè bisogna, finita la settimana, dire ok, bene, questa è fatta, dato tutto bene, oppure tiri le somme su cosa ha funzionato, cosa è da rivedere, come anche magari i tuoi errori che hai fatto nella preparazione, nelle varie cose, e la prossima volta che ti richiamano dici ok, allora devo ricordarmi che quella cosa, non devo farla, quell'altra, hanno funzionato, ma per il resto uno ritorna al proprio lavoro, è insegnamento, concerti, altre cose, ma non è da lasciare un episodio a sé stante. Grazie e in bocca al lupo ovviamente per il suo futuro, e speriamo ancora di vederla qui partecipe alle iniziative Nolesi. Grazie maestro. Grazie a voi, grazie mille. A dire che l'anno prossimo ritorna. Certo.